siamo nello stand Matrox qui a Las Vegas NB per i 100 anni di NB e vediamo quattro cose qui con la Matrox. Cominciamo con la Convert IP, poi la Monarch Edge, il XT03 per il KVM e finiamo con Matrox Origin, che è la novità quest'anno. Allora, qui abbiamo il Convert IP. Convert IP è un mini converter. Visto che il workflow 2110 è una cosa che sta in crescita, abbiamo visto un problema che dobbiamo solvere. Allora, una volta che hai un workflow con 2110, devi avere un modo di visualizzare questo stream. Allora, con queste scatole abbiamo la possibilità di entrare con SFP 25 giga con il redundancy dash 7 e visto abbiamo un monitor HDMI e abbiamo un demo molto interessante. Visto che questo è main e questo è backup, io prendo output di main e abbiamo ancora i segnali. Per farti vedere che questo non è un trick, levo il dash 7 e sparisce tutto, ovviamente. Allora, questa è una cosa fatta per il environment 2110, è un prodotto NMOS che è molto facile di controllare perché abbiamo anche un software Conduct IP che è un software di Matrox che gestisce i prodotti che supporta NMOS. Abbiamo molti versioni di questi prodotti, però le due più famosi per questo mondo broadcast è quello che entra 2110 esce HDMI e uno che è 2110 che esce SDI. Una cosa interessante è che queste scatole sono non soltanto receiver, puoi mettere un firmware che cambia e può diventare un transmitter. Significa prendi un segnale SDI e ti butta un segnale 2110. Allora, di qua abbiamo Monarch Edge, un prodotto di Matrox che risolve il problema di remote production. Allora, abbiamo quattro scatole, un encoder con quattro segnali HD oppure c'ha la capacità di mandare in onda in encoding un segnale di 4K. In decoder abbiamo un decoder D4 che riceve questi SRT stream oppure RTMP stream e facciamo un decode di questi segnali. La cosa interessante del decoder è che c'è il Genlock e con il Genlock ha la possibilità di mandare in un environment più professionale broadcast, così facciamo il clean switch. E abbiamo il S1 che è un encoder decoder con una scatola molto interessante per il return feed. Prodotto Monarch Edge. Il terzo prodotto è la fascia di KVM XT03. Allora, questi sono i KVM Broadcast Professional per, puoi vedere qui, un environment dove hai la possibilità di fare un KVM a molti sistemi. Significa che hai i sistemi di montaggio che un operatore sta staccato di questo workflow e ha la capacità di mandare in controllo tutti questi sistemi. Abbiamo i setup un po' diversi che possiamo cambiare l'output il schermo 4K, così con un schermo hai la possibilità di controllare i sistemi che vuoi. Allora, un KVM molto interessante perché abbiamo il supporto di Wacom tablet, che non soltanto è il supporto di KVM, però con questo tablet abbiamo anche il controllo che se premi un po' più forte ti fa un highlight, che è molto interessante, un feature che è unico con la XT03. E la novità qui è quest'anno NAB 2023, abbiamo Matrox Origin. Matrox Origin è un framework basato sul cloud architecture, native cloud architecture, per i nostri clienti sviluppatori. Abbiamo un SDK che veramente aiuta i workflow che deve partire e andare in cloud.
tutti questi live production workflow come T1 Live Production, adesso è l'ultimo workflow che non può mandare in onda perché dobbiamo fare i compromessi di qualità, latenza e ridondanza. Matrox, visto che abbiamo sempre dato a questo mercato i prodotti diciamo di base e non i prodotti finali, abbiamo sempre avuto questa filosofia. Questa filosofia si sporta anche quando andiamo in cloud. Significa che non, visto che non abbiamo un prodotto finale come un video server, un CG, abbiamo arrivato a questo problema e come risolvere questo problema in modo originale di Matrox. Vogliamo aiutare questo mercato a fare il salto al cloud. Allora, con questa fascia di development tools con Origin Dev, abbiamo l'opportunità di rifare il punto del valore che Matrox porta a questo mercato. Infatti abbiamo vinto quest'anno Best Product of the Year per il networking. Allora, questo è una cosa molto importante, perché senza questa framework abbiamo questo bisogno come un mercato di risolvere questo problema, e senza il framework di Origin non è che possiamo fare questo salto. Francesco Scartozzi, Matrox Video, NAB 2023, digitalproductions.tv.